Amici, io sono abituato, sono stato abituato ormai da molti anni a dover parlare di Ebla e naturalmente mi fa molto piacere. Vi dico subito che per quelli che non fossero proprio al corrente, io e la mia equipe, continuamente rinnovata, naturalmente abbiamo lavorato per 47 anni, dal 1964 al 2010, ad Ebla in Siria. E quindi ho ripetuto un po' in tutte le parti del mondo, che italiano sono moltissimo, malgrado il mio cognome di origine tedesca, ma per una buona metà sono siriano. Da qualche mese, invece che parlare di Ebla, e oggettivamente di una scoperta leggendaria della seconda metà del Novecento, sì. Devo parlare invece di qualche cosa di assolutamente drammatico, che è naturalmente la sorte del patrimonio culturale, del patrimonio artistico, architettonico e materiale della Siria.